Allora, buonasera a tutti. Siamo qui stasera per parlare di plasticità sinaptica e stimolazione magnetica transcranica. Prima di iniziare, volevo fare una piccola presentazione. Io mi chiamo Patrizia Vaccaro, sono una psicoterapeuta e sono la responsabile operativa dello studio clinico San Giorgio, in cui appunto ci occupiamo di dipendenze e disturbi emotivi e cerchiamo di integrare la stimolazione magnetica transcranica con la psicoterapia e la psichiatria. Nella presentazione di oggi cercheremo di spiegarvi un pochino meglio di cosa si tratta, cosa facciamo e di capire un pochino meglio quali sono gli ambiti clinici. E insieme a me ci sono gli altri membri dello staff che parleranno, e ci sono due neuroscienziati, il dottor Ferro e la dottoressa Crespi, e il dottor Schiena, che è lo psichiatra del centro. E insieme a noi c'è anche il direttore sanitario, che è lo psichiatra, il dottor Giovanni Ruggero. Un'altra cosa da dire è che questo studio nasce con la collaborazione di Studi Cognitivi, che è una realtà che si occupa di psicoterapia e di ricerca ormai da molti anni e che è attiva su tutto il territorio italiano. Allora, lascio un attimo la parola a Giovanni, al dottor Ruggero, se vuole dire qualcosa in merito alla presentazione dello studio. Vabbè, ripeto, questa serie di seminari, webinar sono organizzati appunto dal studio Clinico San Giorgio, che è un'iniziativa sia clinica che di ricerca, in cui tentiamo, anzi vogliamo, unire il trattamento vero e proprio su trasmissione transcranica, di cui vi parlerà con molta maggiore cognizione di causa il dottor Ferro rispetto a me, con un servizio di psicodiagnostica e di psicoterapia per la gestione di una serie di disturbi, nell'idea che appunto i due tipi di intervento possano integrarsi tra loro. La stimolazione è un'occasione per la mente umana, per il paziente, di percepire la sofferenza in maniera meno drammatica e al tempo stesso di stimolare le capacità di integrazione, ma è appunto un'occasione, una spinta. Poi sta alla mente umana sfruttare questa occasione, naturalmente sia nella psicoterapia sia da sola. Poi vi sono varie forme di psicoterapia, tra cui in particolare la cosiddetta terapia metacognitiva, in cui dovrebbero essere particolarmente in grado di interagire la capacità, grazie alla terapia metacognitiva, di gestire in maniera più elastica e flessibile i propri stati di attenzione e di eccessiva attenzione alla minaccia o al piacere, come avviene in molti disturbi, e la maggiore capacità di flessibilità, eccetera, eccetera, offerta dalla TMS. Per diffondere la conoscenza nel pubblico di questo tipo di interventi, stiamo appunto facendo questa serie di webinar a cura dei miei colleghi, a cui restituisco la parola. Grazie Giovanni. Allora direi che partiamo con la presentazione. Il primo che vi parlerà è il dottor Ferro. Lascio fare a lui anche la presentazione di se stesso, vi racconta che cosa fa. Allora, a te Mattia. Ok, allora salve a tutti, io sono Mattia Ferro, insegno neuroscienze alla Sigmund Freud University, lavoro nell'unità di neurobiologia dell'apprendimento e della memoria al San Raffaele, sono un dottore di ricerca in fisiologia umana e sono uno psicoterapeuta. E oggi vi parlerò di quella che è la base biologica del cambiamento del comportamento. Qual è la base biologica del cambiamento del comportamento?
La base biologica del cambiamento del comportamento è quella che viene definita plasticità sinaptica. Allora, è importante questo concetto perché questo concetto, appunto, che noi vogliamo andare vogliamo andare a innescare un cambiamento nella plasticità sinaptica attraverso l'utilizzo della stimolazione magnetica transcranica, ma il concetto di plasticità sinaptica e di cambiamento ad esso legato è un concetto che mette insieme questa tecnica con la psicoterapia, ossia il cambiamento attraverso la parola, ma anche con la psicofarmacologia, che è l'utilizzo dei farmaci. Quindi in questo concetto di plasticità sinaptica si vanno a incontrarsi differenti mondi, quello biologico, quello neurobiologico, quello psicologico-psicoterapeutico, quello psichiatrico, quello farmacologico, eccetera, eccetera. Allora, per parlarvi di plasticità sinaptica, appunto, non vi ho detto che nel mio dottorato e nel laboratorio dove lavoro a San Raffaele, da tanti anni studiamo la plasticità sinaptica in modelli animali di patologie psichiatriche. Dunque, per parlarvi bene della plasticità sinaptica, faccio, diciamo, un recap un po' di anatomia, di neuroanatomia cellulare, per chi in ascolto non si intendesse bene di come è fatto il cervello a livello delle cellule che lo compongono. Allora, il nostro cervello, ok, è composto da queste strane cellule che si chiamano neuroni. Sono strane perché hanno una forma particolare, okay? Una forma che si discosta da altre tipologie cellulari, epatiche, renali, eccetera, eccetera. Allora, come è fatto un neurone? Un neurone ha un soma, un corpo cellulare, okay? All'interno di questo soma c'è il nucleo. Nel nucleo c'è l'informazione genetica del neurone, il DNA. Poi c'è un lungo prolungamento che si chiama assone, che termina a livello dei bottoni sinaptici, dei bottoncini sinaptici o terminazioni sinaptiche o ancora terminazioni presinaptiche. Queste terminazioni presinaptiche del neurone A, fate conto che questo sia il neurone A, vanno a comunicare, no, slide prima, vanno a comunicare con i dendriti di un neurone B, di un neurone che ascolta. Quindi l'assone è la parte del neurone che parla, ok? Il dendrite è la parte del neurone che ascolta e riceve l'informazione. Quindi voi immaginate di un neurone A che attraverso l'assone comunica con i dendriti di un neurone B, ok? Allora, i neuroni sono tantissimi nel cervello. Noi abbiamo miliardi e miliardi e miliardi e miliardi e miliardi. La parte, questo spazio tra terminazione dell'assone, quindi la parte del neurone che parla, e l'inizio del dendrite, dell'albero dendritico di un altro neurone, del neurone che ascolta, c'è un piccolo spazio, che è questo, che si chiama sinapsi. Questa è la sinapsi. La sinapsi è uno spazio, ok? Allora, noi abbiamo queste cellule, la cellula A, questa è la fine del neurone, dell'assone di una cellula A, che comunica con l'inizio del dendrite di una cellula B, va bene?
Come comunicano queste cellule nervose? Comunicano attraverso segnali elettrochimici. Questi segnali sono segnali elettrici, ok? L'elettricità che viaggia lungo l'assone deriva dal fatto che ci sono ioni, queste molecole cariche o negativamente o positivamente, che si trovano a diverse concentrazioni tra l'interno e l'esterno del neurone. Quando queste concentrazioni di questi ioni cambiano, mutano, ci sono cariche ioniche che si muovono tra l'interno e l'esterno della cellula, facendo quindi emergere un segnale elettrico. Questo segnale elettrico si propaga lungo tutto l'assone e termina alla fine dell'assone, ok? Nel comparto presinaptico. Nel comparto presinaptico ci sono queste vescicole che contengono dentro di sé delle molecole di neurotrasmettitore. I neurotrasmettitori, forse ne avete sentito parlare, glutammato, dopamina, serotonina. Questi neurotrasmettitori sono molecole contenute in queste vescicole, le vescicole sinaptiche. Quando l'impulso elettrico arriva alla fine dell'assone, a livello dei bottoni sinaptici o dei bottoni presinaptici o delle terminazioni sinaptiche, queste vescicole si fondono con la membrana presinaptica e rilasciano le molecole di neurotrasmettitore nella sinapsi. Ok? Queste molecole di neurotrasmettitore vengono captate da chi? Vengono captate dal dendrite, cioè dalla parte del neurone che ascolta, ok? Da questi punti che si chiamano alberi dendritici. Quindi il neurotrasmettitore viene captato a livello del dendrite del neurone. E questa captazione del neurotrasmettitore fa sì che possa nel neurone 2 emergere un nuovo segnale elettrico e quindi propagarsi un nuovo segnale elettrico. Quindi i neuroni comunicano attraverso un segnale elettrico che a livello della terminazione presinaptica e della sinapsi diventa chimico e che poi ritorna ad essere elettrico nel neurone numero 2. Ora, la complessità di tutta questa architettura è che noi abbiamo miliardi e miliardi e miliardi, centinaia di miliardi di neuroni nel nostro cervello e abbiamo circa 1 milione di miliardi di sinapsi. Quindi questo esempio, neurone 1 che parla con il neurone 2, neurone 1 che attraverso il suo assone parla con i dendriti del neurone 2, diciamo che è un po' più complesso. Perché le sinapsi, questi contatti tra assoni e dendriti, in un cervello umano sono 1 milione di miliardi. E nella vita di questo cervello umano ci sono più scambi sinaptici, cioè scambi elettrochimici tra una sinapsi e un'altra sinapsi, noi ne abbiamo centinaia di migliaia al secondo. Nella vita di un uomo, di un cervello umano, ci sono più scambi sinaptici che atomi nell'universo. Ok? Quindi da questo si capisce la complessità di questa architettura che io vi ho voluto riassumere con neurone A che parla con neurone B. In realtà è neurone A che parla con neurone A, B, C, D, F, G, H, I, J, A, 100.000, B, 100.000, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Allora, questa è una rappresentazione grafica delle sinapsi, di neuroni che scambiano informazioni elettrochimiche attraverso le sinapsi. Questa invece è un'immagine presa al microscopio confocale che deriva da alcuni nostri saggi fatti al San Raffaele che ci permettono di visualizzare l'attività a livello delle singole sinapsi quando questa avviene. Ma a cosa ci servono il visualizzare o studiare l'attività sinaptica? Ci serve perché queste strutture sinaptiche, questi luoghi di collegamento di informazione
tra un neurone e un altro neurone sono mobili durante l'esistenza di un essere umano, ossia sono plastici, ok? Esiste una plasticità sinaptica. Vuol dire che queste connessioni tra una cellula e un'altra, ovviamente il neurone A può avere tantissime connessioni con tantissimi altri neuroni, ma queste connessioni mutano nel corso della vita di un essere umano. Queste connessioni, questi contatti sono plastici, ok? Noi nasciamo e nei primi 25 anni della nostra vita abbiamo un'estrema plasticità dei nostri circuiti neurali. I nostri circuiti neurali crescono, fanno sinapsi e queste sinapsi vengono potate. Alcune vengono rafforzate e si stabilizzano legami per tutta la vita, altre invece decadono, ok? Si decompongono. In che modo alcuni neuroni formano un legame, formano una stabilizzazione sinaptica, mentre altri perdono questa stabilità sinaptica? Alla base di cosa? Degli stimoli che ci derivano dall'ambiente, ok? L'ambiente nei primi anni della nostra vita forma e determina i circuiti nervosi che compongono il nostro cervello. Okay. E per ambiente si intendono tantissime cose, le informazioni sensoriali semplici, quindi la visione, l'udito, le onde elettromagnetiche che ci fanno vedere, le onde sonore che ci fanno sentire, ma anche gli stimoli tattili della mamma, le emozioni che noi proviamo nei confronti dell'ambiente che ci circonda. Tutti questi input ambientali determinano la nascita di collegamenti sinaptici o lo sgretolamento di questo attraverso due fenomeni che in fisiologia si chiamano potenziamento a lungo termine e depressione a lungo termine. Il potenziamento a lungo termine è quando due neuroni parlano ad alta voce insieme. Cioè io parlo con Sofia ad alta voce e Sofia ha un orecchio gigante che ascolta tutto quello che io dico. In questo caso la nostra connessione si stabilizza, ok? Se io invece parlo sottovoce, cioè ho impulsi elettrici pochi, diradati, pochi, poco frequenti, con altri neuroni, la connessione con questi altri neuroni si perderà, ok? Quindi il fenomeno di potenziamento a lungo termine stabilizza attraverso la forte attività elettrica, diceva Donald Hebb, un famoso psicologo canadese che ha postulato la famosa legge di Hebb: neuroni che scaricano insieme si legano insieme. E questo è il potenziamento a lungo termine. Neuroni invece che parlano poco insieme, la loro connessione si dissolve e questa è chiamata depressione a lungo termine. Quindi nella vita dell'individuo ci sono fenomeni di crescita, crescita di sinapsi, di sprouting, taglio di sinapsi, le sinapsi che parlano poco tra di loro si disgregano, ok? E di pruning, rifinimento, scusate, sprouting e germogliazioni, pruning. Il rifinimento sinaptico, ok? Allora, questo per dirvi cosa? Che nei primi anni della nostra vita noi siamo super plastici. Questo pruning, sprouting, germogliamento, rifinimento, crescita è un fenomeno che avviene continuamente. Questi fenomeni di cui io vi parlo, potenziamento a lungo termine, depressione a lungo termine, crescita, germogliamento di sinapsi, taglio di sinapsi, sono alla base di quale fenomeno fondamentale? Quale fenomeno cognitivo fondamentale? Dell'apprendimento e della memoria. La memoria, che in neurobiologia viene definita engramma, cioè un ricordo, non è altro che l'associazione tra
due cellule. Semplificando, la cellula che codifica per il cane sinapticamente si consolida con la cellula che codifica per il suono che fa il cane, cioè l'abbaiare. Si forma un contatto sinaptico che mette in associazione l'abbaio con la rappresentazione visiva del cane. Ma le sinapsi sono un milione di miliardi, quindi voi, i vostri ricordi saranno il cane, come sono fatti tutti i possibili cani, come abbaiano tutti i possibili cani che ho visto in vita mia, tutti i ricordi che io ho associato a quel cane. Una volta ho visto un San Bernardo nella casa in campagna di mia nonna quando avevo 6 anni, quando avevo 18 anni avevo quel cane che mi ha mangiato una torta che avevo preparato, eccetera, eccetera, eccetera. Connessioni che creano associazioni e che quindi creano apprendimento e memoria, ok? Nelle sinapsi ci stanno i ricordi, gli engrammi di tutta la nostra vita. E quindi, in qualche modo, quello che noi siamo, Ledoux, che un famoso neuroscienziato scrisse questo bellissimo libro, che si chiama Il sé sinaptico, per cui dice come nella sinapsi è racchiuso il nostro essere, la nostra memoria di autobiografica, ma anche memoria di come si guida una macchina, memoria del fatto che Parigi è la capitale della Francia, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Allora, quando siamo bambini, queste sinapsi sono super plastiche. Questo è un motivo per cui se io prendo un bambino a 4 anni, lo prendo e lo mando a Los Angeles, facciamo a 6 anni, questo dopo 3 mesi sa parlare inglese benissimo, con un accento californiano, senza nessun problema, facendo uno sforzo minimo. Se io invece a 5 o 60 anni non so una mazza di inglese e voglio imparare l'inglese, ok ad andare a Los Angeles, però dovrò stare lì a ascoltare sempre tutti quelli che mi parlano in dialetto californiano, non capirò nulla per un mese, forse anche di più, e sarò tristissimo, andrò in depressione perché non riesco, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, vabbè, questo è un po' stereotipato. Però, come dire, a un certo punto, nei primi anni della vita, questa plasticità è quasi una plasticità passiva, ok? Cioè, nessuno si ricorda lo sforzo che ha fatto a imparare a camminare, ok? Oggi, se voglio giocare a tennis bene come Federer, un po' di sforzo lo devo fare. Allora, quindi esiste plasticità specifica, esiste plasticità per la visione, per l'udito, per le abilità motorie, per le abilità emotive, per le abilità cognitive. Ognuna di queste plasticità ha dei tempi precisi, ok? Alcuni più lunghi, altri più brevi. La plasticità della corteccia prefrontale, che è l'ultima del cervello a maturare, la corteccia prefrontale, che questa è quella che serve nel cosiddetto decision making, nella presa delle decisioni, anche nella coscienza, se si vuole. Cioè, io valuto se sia meglio fare questa cosa al posto di quell'altra perché ho una visione futura, eccetera, eccetera. Quella finisce di maturare, la corteccia prefrontale, a 25 anni, tardissimo. Nessun altro organo, il dottor Schiena mi dirà se ho ragione o no, ma nessun organo ci mette così tanto a finire la sua maturazione, ok? 25 anni per maturare la corteccia prefrontale. Questo anche spiega perché gli adolescenti magari sono un po', insomma, impulsivi, o magari si pensa che non stiano molto a pensare quando prendono decisioni, ma perché hanno la corteccia prefrontale effettivamente
che non è ancora sinapticamente matura. Allora, tutto questo per dirvi cosa? Che a un certo punto quello che c'è, diciamo, tra virgolette, quello che si è stabilizzato, le connessioni che formano le nostre autostrade cerebrali a 45 anni sono quelle, nel bene e nel male. Nel bene per tutte le cose belle e simpatiche che abbiamo vissuto, nel male per tutte le cose un po' meno belle che abbiamo vissuto, ok? Qual è? Questi circuiti, questi contatti sinaptici sono alla base del comportamento, ok? Di come io mi comporto, di come io rispondo agli stimoli. Qual è la scommessa più grande, una delle più grandi scientificamente in generale, è riaprire queste finestre di plasticità, ok? Io prima vi ho dato per certo che a 45 anni sono più, allora non si sa ancora benissimo come funzionano queste cose. Ad esempio, lo psicoterapeuta, quando io vado in psicoterapia e ci vado, un giorno, due giorni, tre giorni, per un anno, due anni, la frequenza probabilmente è una cosa importante, quando metto le sedute, a che età incomincio. Ma il parlare, cioè il tirare fuori le mie emozioni, il fatto che qualcuno mi ascolta, che qualcuno mi risponde, che qualcuno mi fa riflettere, eccetera, eccetera. Questo può riaprire finestre di plasticità sinaptica? Sembra di sì. Sembra che in alcune regioni sia possibile questo, tramite la parola, regioni dell'amigdala, cioè i circuiti emotivi. Gli psicofarmaci possono fare questo? C'è un famoso scienziato, un famosissimo scienziato che è stato presidente dell'Accademia dei Lincei, che si chiama, ancora è vivo, Lamberto Maffei, con cui Sofia ha lavorato, che ha scoperto che il Prozac, lui studiava la corteccia visiva, no, non tanto le psicopatologie, ma ha scoperto che il Prozac riapriva la plasticità della corteccia visiva, che sta qui, nei ratti adulti. Significa nei ratti in cui la plasticità dovrebbe essere terminata, è finita. Lui ha scoperto che alcune molecole riaprono finestre di plasticità in alcune regioni. Quindi, poi lascio la parola a Sofia, questa tecnica che è la TMS, che con questa bobina dà impulsi elettrici attraverso la teca al cervello, alla corteccia, cosa vuole fare? Attraverso questi impulsi elettrici vuole riaprire finestre di plasticità sinaptica, ok? Attraverso questi impulsi elettrici vuole indurre quello che prima io vi ho raccontato essere la base fisiologica della plasticità sinaptica, ossia i fenomeni di potenziamento a lungo termine. Vuole indurli e quindi riaprire la plasticità sinaptica insieme alla psicoterapia, ok, che noi facciamo nel nostro centro, e insieme magari anche alla psicofarmacologia nelle mani del dottor Schiena, che facciamo sempre in questo centro, vogliamo massimizzare la plasticità del cervello dei nostri pazienti, ossia come fosse un fertilizzante per il terreno, cioè rendere il terreno il più adatto possibile al cambiamento, a far germogliare fiori, piante e alberi che noi e il paziente andremo a seminare, ok? Quindi massimizzare con la TMS la plasticità sinaptica e quindi massimizzare la possibilità di cambiamento, ok? Dal punto di vista neurobiologico, ma anche dal punto di vista comportamentale.
Mi scuso con i miei colleghi, ho parlato per 30 minuti, ma io purtroppo mi faccio un po' prendere da questo argomento. Scusate. Prego, Sofia. Allora, io a questo punto vado un po' veloce per due ragioni. Prima perché così recuperiamo il tempo e seconda motivazione perché la parte che sono chiamata così a raccontarvi stasera è obiettivamente la più tecnica e anche la meno affascinante. Molte delle informazioni che vi darò si trovano su tantissimi libri e tantissimi manuali, per cui per completezza vi diamo queste informazioni, ma diciamo che facciamo un volo, no, abbastanza rapido sulla parte un po' più metodologica. Due parole su di me. Come Mattia e Patrizia sono una psicoterapeuta e tra l'altro ho studiato con Patrizia proprio agli studi cognitivi sotto la guida di Giovanni Ruggero e condivido invece con Mattia la mia carriera scientifica perché come lui ho fatto un dottorato di ricerca in neuroscienze. E faccio la ricercatrice, insegno all'università, come lui del San Raffaele. Allora, nell'immagine che dovrebbe essere apparsa sullo schermo, è rappresentata la bobina, nell'immagine di sinistra, che è lo strumento, tra virgolette, che noi utilizziamo per stimolare il cervello dei nostri pazienti. La TMS, come vi ha già accennato Mattia, è una tecnica non invasiva di stimolazione cerebrale che è in grado di modulare l'attività neurale corticale ed è basata su un principio di induzione elettromagnetica che non è proprio recentissimo perché è stato descritto da Faraday, che tutti voi conoscerete per la ben più nota gabbia, all'inizio del 1800. A seconda dei parametri di stimolazione, i principali, che vi cito sono la frequenza, l'intensità della stimolazione. Con questa tecnica è quindi possibile sia potenziare ma anche diminuire l'eccitabilità della nostra corteccia. La TMS utilizza una bobina, che è quella bianca che vi è stata indicata con il mouse pochi istanti fa. Di fatto all'interno di questa bobina, che sembra un po' un otto, un segno dell'infinito, c'è una serpentina di rame fatta da tante spire e la bobina viene localizzata in un punto preciso, no, sulla testa dei nostri pazienti in corrispondenza di una regione principale che è il target della stimolazione, quindi quella zona che noi vogliamo andare a stimolare. E la corrente elettrica che passa all'interno di questa bobina genera un campo magnetico, che in gergo viene chiamato focale, tradotto in pratica significa locale, che passa attraverso lo scalpo è l'osso che no, abbiamo sotto i nostri capelli, e interferisce con l'attività corticale, anch'essa ovviamente di tipo elettrico. Questo vuol dire, detto in maniera molto semplice, che lo stimolo, no, induce una leggerissima corrente e quindi va a interferire con l'attività elettrica della regione corticale sottostante, no, il punto in cui è stata posizionata la bobina. Quindi quello che noi possiamo dire, in parole molto semplici, è che la TMS va ad attivare una popolazione di neuroni. Una popolazione perché ovviamente la bobina è abbastanza grande e copre, no, un certo raggio sopra la testa del nostro paziente. A differenza della stimolazione transcranica a corrente diretta, Patrizia ti chiedo se puoi andare, grazie mille, che in gergo viene chiamata TDCS, che è insieme alla TMS l'altra principale o comunque sicuramente la più nota metodica di stimolazione cerebrale che viene utilizzata sull'uomo. La TMS invece utilizza la corrente continua, no? Che viene applicata direttamente sullo scalpo mediante, scusate, la TDCS utilizza una corrente continua che viene applicata direttamente, no? Sull'osso e sullo scalpo mediante l'utilizzo di elettrodi, mentre nel nostro caso appunto noi utilizziamo la bobina che vi ho mostrato prima. E questo è il motivo per il quale appunto noi riusciamo ad attivare proprio una popolazione molto più grande. Attivando questa popolazione noi determiniamo degli effetti di natura fisiologica. Primi fra tutti, come si dice, l'allineamento delle cariche elettriche libere all'interno dello spazio intracellulare.
okay? Quindi dello spazio all'interno della nostra cellula. Secondo effetto a cascata è che la membrana del nostro neurone risulta quindi o depolarizzata o iperpolarizzata. Quindi sostanzialmente e questo che cosa determina? Se la depolarizzazione o la nostra iperpolarizzazione che abbiamo suscitato è sufficiente, quindi raggiunge sostanzialmente una certa soglia, allora verrà generato un potenziale postsinaptico. E questo potenziale nella cellula postsinaptica, nel nostro neurone postsinaptico, sarà o di natura eccitatoria oppure di natura inibitoria, a seconda che noi abbiamo provocato nella membrana neuronale una depolarizzazione oppure un'iperpolarizzazione. Questi sono gli effetti principali a livello fisiologico, riassunti veramente in maniera molto superficiale. Poi abbiamo però, noi possiamo indurre tutti questi effetti utilizzando diversi tipi di stimolazione che adesso vi mostriamo. Utilizzando per esempio un impulso singolo. In questo caso gli impulsi vengono somministrati, come suggerisce il termine, uno alla volta, non in maniera ritmica, e la distanza che li separa, no, l'uno dall'altro, quindi la distanza tra un primo impulso e il successivo, di solito almeno è di circa 3 secondi. Gli effetti di questo tipo di stimolazione sull'attività neuronale sono di breve durata però, e in genere tendono a non superare il periodo di stimolazione. E quindi ovviamente vanno misurati online mentre il paziente è sottoposto all'esame di TMS alla stimolazione. Ecco perché nella maggior parte dei casi viene utilizzata quella che lì vedete anche, come dire, sottolineata, e cioè la TMS ripetitiva. La TMS ripetitiva, che consiste in una stimolazione, come suggerisce il termine, ripetuta ad intervalli regolari, secondo una data frequenza nello stesso punto dello scalpo. Normalmente la frequenza va da circa 1 fino a più o meno 20 Hz. I parametri che noi possiamo modificare quando andiamo ad utilizzare questo tipo di protocollo sono, oltre alla frequenza, l'intensità ovviamente e la lunghezza dei treni di impulsi. Cioè i treni di impulsi sono il numero, chiamiamolo così, di pacchetti di impulsi ravvicinati che noi possiamo somministrare alla corteccia del nostro paziente, e chiaramente anche, ultimo parametro, l'intervallo temporale tra la somministrazione di un treno e un treno di impulsi e il treno successivo. Il motivo per il quale questo secondo, come si dice, tipo di stimolazione è quello preferito è perché gli effetti della stimolazione ripetitiva permangono molto più a lungo rispetto al caso dell'impulso singolo, nell'ordine almeno di qualche minuto. Maggiore è la frequenza e maggiore l'intensità, maggiore sarà l'interferenza corticale ovviamente prodotta durante la stimolazione. Questo, ad esempio, è il tipo di protocollo che si utilizza per il trattamento delle dipendenze, della depressione. Il trattamento delle dipendenze invece prevede un protocollo differente, che è quello citato per ultimo, che si chiama, lo vedete sempre in bianco, in bold, però per ultimo, che è il TetaVARST, che consiste in sostanzialmente, lo dico in maniera poco specifica, in brevi raffiche di impulsi ad altissima frequenza, quindi circa più o meno 50 Hz, e a bassa intensità, che a seconda proprio del pattern che viene utilizzato producono effetti opposti, quindi la stimolazione intermittente in questo caso aumenta l'eccitabilità corticale, mentre quella continua tende pian pianino a ridurne l'eccitabilità. Ultimo caso che vedete citato qui è quello della TMS a doppio impulso, che prevede la stimolazione in questo caso di coppie di impulsi, di cui uno è il cosiddetto stimolo condizionante, quindi uno stimolo sotto soglia che non viene percepito, seguito dopo un certo intervallo di tempo da uno stimolo sopra soglia. La risposta a questa coppia di stimoli può essere aumentata
in questo caso si tratta di una condizione di facilitazione, oppure diminuita, e in questo caso si parlerà invece di una stimolazione che favorisce l'inibizione, a seconda, no, dell'intervallo temporale che io stabilisco tra il mio stimolo condizionante, quindi quello sotto soglia, e invece lo stimolo sopra soglia. Se gli intervalli tra i due impulsi sono molto molto brevi o molto lunghi, si ottiene un effetto inibitorio, mentre la facilitazione delle risposte viene ottenuta impiegando normalmente degli intervalli intermedi. Quali sono gli effetti della stimolazione magnetica ripetuta? Innanzitutto, noi quello che possiamo osservare sono degli effetti a livello locale, che sono quelli che vi ho già citato, quindi l'aumento o la diminuzione dell'eccitabilità corticale anche in casi di anomalia. Oltre a questi, anche degli effetti però distanti, quindi un'azione sulla neuromodulazione di network corticali. Quando usiamo la parola network corticale intendiamo un gruppo di aree che sono collegate fra di loro e che spesso presiedono ad una medesima funzione. Quindi una modulazione dei neurotrasmettitori che fa di un medesimo network corticale o sottocorticale. Quindi nel secondo caso si tratta di un insieme di aree che coinvolge anche delle strutture più profonde all'interno del nostro cervello. Questo serve per migliorare il comportamento e talvolta agisce anche sui sintomi, per esempio favorisce una diminuzione dell'inibizione, una miglior responsività, un aumento della connettività funzionale. E da ultimo possiamo osservare ovviamente degli effetti neurochimici, quindi la stimolazione ovviamente ha come effetto il rilascio, no, di neurotrasmettitori, il rilascio oppure la modulazione del livello di rilascio di neurotrasmettitori. Ad esempio, uno dei neurotrasmettitori implicati è proprio la dopamina. Quali sono le applicazioni della TMS? Patrizia, l'applicazione della TMS. Allora, nell'ambito delle neuroscienze cognitive si utilizza questa metodica per studiare quelli che sono i correlati neurali delle funzioni mentali, cioè quali sono le regioni, no, che sono coinvolte nel presidio di determinate funzioni mentali. Poi serve una seconda applicazione, è lo studio delle architetture funzionali dei processi cognitivi, quali ad esempio la memoria, il ragionamento, la percezione, il linguaggio, l'apprendimento. E poi, da ultimo, la cronometria delle funzioni mentali, ovvero quelle che sono i profili temporali di risposta nell'area stimolata e anche ovviamente nelle aree che sono ad essa connesse. E oltre al profilo temporale di risposta, anche la sequenza di attivazione, no? Con cui le diverse regioni cerebrali partecipano ad un evento di natura cognitiva. Queste sono le principali applicazioni. Nell'ambito clinico, che è quello che ci interessa perché è la motivazione per cui noi siamo qui stasera, e poi io con questo lascio la parola a Gian Domenico, la TMS si utilizza nell'ambito della riabilitazione di disturbi neuropsicologici, per esempio di deficit sensorimotori causati dallo stroke, in caso di afasia, di aprassia, per il trattamento del neglect. Si utilizza per la riabilitazione di disturbi psichiatrici. C'è ormai una certa letteratura nell'ambito che riguarda l'utilizzo della TMS sui pazienti schizofrenici. E poi, e qui veniamo, no, ci avviciniamo al nostro focus, sia il focus della serata, ma anche quello che di fatto noi facciamo in studio, nella riabilitazione dei disturbi psicopatologici, di cui ora vi parlerà Gian Domenico. Vi ringrazio e gli passo anche la parola. Grazie Sofia, grazie a tutti. Io non ho un curriculum specificamente di ricerca, sono uno psichiatra, sono molto onorato di parlare con voi stasera e dopo soprattutto gli interventi di Mattia e di Sofia. Più concretamente, il mio intervento andrà ad esaminare quali sono le applicazioni
della TMS nella terapia dei disturbi psichiatrici. La prima applicazione, quella più famosa, quella che c'è da più lungo tempo, è l'applicazione nel contesto della depressione maggiore ricorrente. Già alla fine degli anni 10 la TMS è stata approvata con l'indicazione del trattamento della depressione maggiore ricorrente dalla più importante autorità regolatoria a livello mondiale, la Food and Drug Administration negli Stati Uniti. Ci sono vari protocolli che si possono usare e che potete vedere nella slide. Non mi soffermo nello specifico, se poi avete delle domande a questo proposito, sono questioni un po' più tecniche, potete farle nel contesto della chat. Possiamo andare avanti, Patrizia? Grazie. Qual è l'efficacia della TMS nei disturbi depressivi? È un'efficacia, dicono gli studi di letteratura, simile a quella degli antidepressivi. I trial randomizzati che sono stati eseguiti mostrano una remissione completa della sintomatologia, che non è un'eventualità così comune nella pratica clinica quotidiana, nel senso che spesso si ha una risoluzione parziale dei sintomi. Dicevo, mostrano una remissione completa tra il 14 e il 30% dei casi. E queste sono percentuali assolutamente analoghe a quelle che si hanno con il trattamento con antidepressivi. Qual è il vantaggio della TMS rispetto agli antidepressivi? La quasi totale mancanza di effetti collaterali, ad esempio l'aumento di peso piuttosto che la sedazione, piuttosto che l'attivazione che alcune molecole di antidepressivo possono dare. Grazie Patrizia. È evidente che la TMS può essere sfruttata con efficacia anche in contesti dove l'utilizzo di antidepressivi non è visto di buon occhio, in particolare nel peripartum. Ci sono dei report di sicurezza e di efficacia abbastanza consistenti in letteratura sia per la depressione prepartum sia nella depressione postpartum, dove ovviamente l'utilizzo degli antidepressivi può andare a interferire e con lo sviluppo del feto nel preparto e con l'allattamento nel postpartum. Ci sono numerosi report, inoltre, di efficacia della TMS nel contesto della depressione all'interno del disturbo bipolare. La depressione bipolare, tutti i clinici che si occupano di disturbi bipolari lo sanno, è particolarmente resistente all'utilizzo di antidepressivi, i tassi di risposta sono inferiori rispetto a quelli che si hanno con la depressione unipolare e la TMS sta mostrando sempre di più un'efficacia anche in questo contesto. Tant'è che, vedete nella slide, a marzo, poco tempo fa, ha ottenuto dalla Food and Drug Administration
la cosiddetta breakthrough designation, che è un'etichetta che la Food and Drug dà a terapie non ancora completamente affermate nella pratica clinica quotidiana, ma per le quali una ricerca mirata può dare in breve tempo dei risultati con un grande impatto nella pratica clinica. Grazie Patrizia. Ci sono delle controindicazioni alla TMS? Sì, ci sono, e sono sostanzialmente ascrivibili alla sfera dell'aumentato rischio di induzione di crisi epilettiche. Il rischio di induzione di crisi epilettiche durante una sessione di TMS è estremamente basso, dell'ordine dello 0,00% circa, 0,03%, ma c'è, ed è quindi un'eventualità da considerare e da scongiurare. Come? Con un'accurata anamnesi, escludendo i pazienti che hanno una storia personale o familiare di patologia epilettica, piuttosto che condizioni che possono predisporre allo sviluppo di crisi epilettiche, come problematiche neurologiche, recenti traumi cranici, tumori cerebrali. Molto importanti sono anche i farmaci che contemporaneamente il paziente assume. Molti farmaci infatti possono favorire lo sviluppo di crisi epilettiche. Non solo farmaci illeciti, farmaci prescritti dai medici, ma anche farmaci d'abuso, le cosiddette droghe. Ai nostri pazienti cocainomani, la cocaina aumenta molto il rischio di sviluppo di crisi epilettiche anche in soggetti che non soffrono di epilessia. Ai nostri pazienti cocainomani raccomandiamo di evitare l'uso di cocaina durante il trattamento, anche per scongiurare il possibile rischio di crisi epilettiche durante la sessione di stimolazione. Grazie Patrizia. Passando agli effetti collaterali, prima abbiamo parlato di effetti collaterali dei farmaci antidepressivi. La TMS non ha effetti collaterali? No, ne ha, prima di tutto le crisi epilettiche già citate, come vedete le percentuali in cui questo accade sono molto 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 piccole. Io devo dirmi che mi occupo oramai da molti anni di TMS, nella mia personale casistica non è mai capitato un'evenienza del genere. È molto importante sottolineare che queste crisi epilettiche sono comunque di breve durata e non lasciano assolutamente degli esiti dal punto di vista neurologico. Quindi sono sicuramente degli eventi molto sgradevoli, che creano molto allarme, che fanno molta impressione a chi le osserva, e sicuramente non sono piacevoli per chi le subisce, ma sono di breve durata e non creano danni a lungo termine. Un effetto collaterale invece che può essere comune è più che cefalea, un certo fastidio nella zona di applicazione del coil sullo scalpo.
Anche questi effetti collaterali sono in generale molto modesti e sono ben sopportati da parte del paziente. Bene, noi abbiamo il nostro paziente che è stato sottoposto a un ciclo di TMS e sta molto meglio. Cosa facciamo per sostenere questa risposta? Una risposta univoca a questa domanda attualmente non c'è. Diciamo che praticamente tutti i pazienti che ovviamente accettano sono lasciati con un antidepressivo che possa aiutarli a sostenere la risposta. Sono state proposte delle strategie di ripetizione della TMS con una frequenza ancora poco chiara e con una cadenza poco chiara. C'è chi dice, ad esempio, i primi sintomi di ricaduta, c'è chi dice no, a prescindere dai sintomi di ricaduta, una volta al mese per tot mesi. Ovviamente nel mantenimento anche la psicoterapia può essere molto efficace. Concludendo la parte di TMS nel disturbo depressivo maggiore, passiamo all'utilizzo della TMS come terapia del craving da sostanze. Questa è un'applicazione molto più recente. La ricerca della TMS per i disturbi depressivi è oramai più che ventennale. La ricerca sul craving è molto recente, ha pochi anni, ha poco più di un lustro di fatto. C'è un razionale per questo, nel senso che il COIL viene posizionato al di sopra della corteccia dorsolaterale prefrontale, che è una struttura cardine per il controllo inibitorio. La TMS per il craving viene fatta a frequenze eccitatorie, quindi stimolerebbe la funzionalità della corteccia dorsolaterale prefrontale e quindi di fatto aumenterebbe il controllo eccitatorio del paziente, il controllo inibitorio del paziente nel momento in cui sente il craving, quindi il desiderio incoercibile di consumare la sostanza. Al di là di queste, che sono delle ipotesi di funzionamento, quello che è importante sottolineare, grazie Patrizia, puoi cambiare slide. Quello che è importante sottolineare è che nonostante il fatto che la ricerca che studia la TMS per le dipendenze sia relativamente giovane, è riuscita a accumulare una massa di evidenze, di prove già molto significativa circa la sua efficacia. Come se siete interessati a questo argomento, questa è l'ultima meta-analisi che riassume i risultati e conclude dicendo che la stimolazione magnetica transcranica eccitatoria, sto leggendo il paragrafetto conclusioni, della corteccia dorsolaterale prefrontale appare avere un effetto acuto di riduzione del craving e della
del consumo di sostanze. Sicuramente tutta questa letteratura scientifica ha dei limiti, nel senso che sono ancora relativamente pochi studi, tra i vari studi spesso i parametri di stimolazione sono eterogenei e possono essere sollevate delle critiche dal punto di vista metodologico a questi studi, ma quello che mi sembra importante sottolineare è che questo è l'unico trattamento che noi abbiamo per le dipendenze che non sia di natura psicosociale, quindi né psicologico né in senso più lato sociale, del tipo ti tolgo dal tuo contesto e ti metto in una comunità in maniera tale che tu non sia più all'interno del contesto che faceva sì che tu fossi facilitato all'utilizzo della sostanza. È l'unico trattamento non psicosociale disponibile e come tale, come trattamento biologico, è molto più semplice da implementare, nel senso che il paziente non deve l'impegno richiesto è sicuramente molto molto inferiore rispetto a quello che viene richiesto in una psicoterapia piuttosto che in un percorso di natura riabilitativa più classico, ecco. E i risultati, come già detto, sono incoraggianti. Grazie Patrizio. TMS e disturbo ossessivo compulsivo. Come per la depressione maggiore ricorrente, anche per il disturbo ossessivo compulsivo, la TMS è riuscita a dimostrare la propria efficacia in maniera inequivocabile, tant'è che ha avuto l'approvazione da parte della Food and Drug Administration. Come vedete, i tassi di risposta a un ciclo di TMS per il disturbo ossessivo compulsivo sono di circa il 40%, è il grafico, sto guardando il grafico in alto a sinistra. Può sembrare una percentuale tutto sommato non particolarmente esaltante, in realtà è assolutamente in linea con quello che è la risposta degli antidepressivi e della psicoterapia, che sono le uniche due linee di trattamento attualmente disponibili. In più, in questo che vi riporto, che è lo studio che poi ha convinto la Food and Drug a dare l'indicazione formale, i pazienti reclutati erano pazienti che erano resistenti al trattamento con psicoterapia o con antidepressivi. Quindi è sicuramente un risultato estremamente incoraggiante e interessante. Tra l'altro, a proposito di quello che il dottor Ferro Mattia ha più volte sottolineato durante il suo intervento, il protocollo specifico utilizzato per il disturbo ossessivo compulsivo nel contesto di questo studio è un protocollo che prevede sì la TMS, ma prevede anche che il paziente non venga lasciato in una condizione di tranquillità, con l'indicazione a pensare a quello che essenzialmente gli pare, come in genere viene fatto quando viene somministrata la TMS, ma l'indicazione era che il paziente pensasse alle proprie ossessioni. L'efficacia
di questo protocollo c'era soltanto nel momento in cui veniva data questo tipo di indicazione al paziente. Quindi il paziente che fa questo protocollo TMS e pensa quello che gli pare ha una risposta che è molto inferiore rispetto al paziente che durante la stimolazione pensa alle proprie ossessioni. È evidente che la TMS va in qualche modo ad interagire con meccanismi di plasticità andando a indebolire delle connessioni che sottendono i pensieri ossessivi. Perlomeno questa è la spiegazione molto ragionevole, molto affascinante, ed è anche la spiegazione che gli autori dello studio hanno fornito. Grazie Patrizia. Ultimo capitolo, in realtà è un capitolo molto limitato, TMS e disturbi alimentari, sono veramente pochi studi, spessissimo in singola somministrazione, cioè il paziente non fa un ciclo di, non è stato sottoposto in questi studi a un ciclo di TMS, ma ad una singola somministrazione. C'è veramente poco da dire. Anche nella depressione, ad esempio, con una somministrazione non si ottiene niente. Quindi questo è un campo completamente inesplorato che potrebbe essere sicuramente di estremo interesse studiare. Comunque vi lascio, come vedete nella slide, la possibilità di andare a consultare una recente revisione della letteratura in questo campo. Io ho finito, vi ringrazio e se ci sono delle domande, beh, questo in giro lo dice Patrizia, ma lo posso dire anch'io, vai Patrizia. Puoi dirlo anche tu, sei autorizzato. Allora, vabbè, intanto grazie a tutti per la presentazione e insomma per averci un po' chiarito, per aver un po' chiarito cos'è la stimolazione magnetica, la plasticità sinaptica e che cosa facciamo. Allora, se avete delle domande potete cominciare a scrivercele nella chat, visto che già c'è qualcosa, e così io le leggerò e i nostri esperti vi risponderanno. Allora, io rispondo direttamente alla questione della TMS in bambini con APC, che credo sia paralisi cerebrale infantile. Sì. Io... ecco, per così forse non tutti i nostri uditori sanno che cos'è la paralisi cerebrale infantile, è una condizione con livelli di gravità molto vari e che si sviluppa a seguito di un danno cerebrale che avviene in utero, che comprende invariabilmente deficit motori, e può comprendere anche deficit, spessissimo comprende anche deficit in altri ambiti funzionali, in particolare deficit cognitivi o insomma di disregolazione emotiva e comportamentale. Quindi sono i bambini che purtroppo nascono gravemente disabili. Io da questo punto di vista devo ammettere la mia ignoranza, nel senso che è un ambito di natura squisitamente neurologica, in particolare di neurologia pediatrica. Non so quindi se sia stato pensato l'utilizzo della TMS in questo ambito, di sicuro non in bambini particolarmente piccoli, perché questo viene escluso dalle linee guida di sicurezza. Quello che mi viene da dire, ma ripeto, non conosco questo tipo se c'è una letteratura, quello che mi viene da dire è che in linea teorica
potrebbe essere utilizzata per interferire con dei meccanismi per potenziare i meccanismi di apprendimento nell'ambito di una riabilitazione per le paralisi cerebrali infantili. Allora, un'altra domanda riguarda l'applicazione della TMS nel PTSD. E poi aggiungo subito nei bambini con disturbo di attenzione e di iperattività. Sì, allora, per quanto riguarda il PTSD, ci sono dei report di efficacia della TMS nel contesto di questo tipo di problematica, non è però un'indicazione che è riuscita a produrre una quantità di letteratura così importante come quella dei disturbi che abbiamo citato, in particolare le depressioni di disturbo ossessivo compulsivo. Per quanto riguarda l'ADHD, anche qui devo ammettere la mia ignoranza. L'ADHD è un campo molto particolare che è stato di esclusivo appannaggio dei neuropsichiatri fino a dei neuropsichiatri infantili fino a pochissimi anni fa. Non so se a qualcuno è venuto in mente di stimolare dei meccanismi attentivi o di memoria, che spesso è diciamo compromessa anche la memoria nei pazienti con disturbo al deficit di attenzione e da iperattività. Non so se i miei colleghi hanno delle notizie più guardare al volo se c'è qualcosa sul trauma. Su TMS e trauma ho da poco dato una tesi e dirò di articoli scientifici ce ne sono molti. E non, come dire, è ancora del tutto in fase sperimentale. Sull'ADHD io avevo letto alcune cose sempre sulla dorsolatera prefrontal cortex sinistra, lì si apre un po' il discorso di TMS in età dello sviluppo, cioè sotto i 18 anni, che è un po' un discorso che un po' fa anche capo a gli istituti ospedalieri e i centri, c'è chi decide di intervenire in età infantile pediatrica e c'è chi non lo fa. Per entrambi le questioni, trauma e DHD e TMS, la letteratura scientifica è ampia, cioè c'è materiale. ADHD sono sicuro che vanno nella stessa regione in cui noi andiamo per la depressione e per le dipendenze, ovviamente con protocolli di stimolazione differenti, e per il fatto del trauma invece è più, diciamo, quello che ho potuto constatare dalla tesi di questa studentessa. È più aperta la ricerca e anche i luoghi di stimolazione o di inibizione. Quindi non si stanno facendo degli studi su dove andare a inibire o dove andare a eccitare. Anche perché con questo termine mi rifaccio anche da una domanda di Sara Coppi. Il fatto è che le aree cerebrali, i nuclei cerebrali che sono implicati nei disturbi attentivi, nei traumi, sono sia aree
superficiali come la corteccia, ma anche regioni profonde. C'è una regione del talamo che è un ammasso di nuclei molto profondo, che si chiama pulvinar, che è connessa con l'attenzione, eccetera. Con la TMS noi arriviamo a stimolare e a inibire le cortecce, le regioni più superficiali. Poi, nel cervello, diciamo che le cortecce vanno a parlare, mandano assoni e ricevono assoni anche dai nuclei più profondi. Ma non andiamo a eccitare o inibire direttamente questi nuclei più profondi. Anche l'amigdala, il nucleo per antonomasia, sede dell'emotività, è un nucleo che è molto profondo nel cervello, ok? Noi andiamo a eccitarlo, inibirlo, diciamo, per, come si dice, andando a cascata ad eccitare e inibire altre strutture che poi parlano con l'amigdala. Vi saluto un attimo e vi lascio proseguire. Arrivederci. Grazie Giovanni, grazie. Alla prossima. Ecco, appunto, questo per dire che ci sono delle patologie in cui ci sono tanti nuclei e regioni interessate, ai quali ad alcune ci si arriva solo indirettamente, non direttamente, ok? Comunque ADHD e trauma c'è tantissimo, e in più per il trauma la ricerca scientifica non sa nemmeno ancora bene quali siano le regioni interessate. Quindi qui c'è un livello ulteriore che per il PTSD e il trauma ancora non si sa cosa viene a mancare, esattamente in quali circuiti vengono a mancare. Quindi diciamo che c'è anche un discorso di conoscenze neuroscientifiche in fiere. Grazie Mattia. Poi c'è una Adriana che chiede la differenza tra depressione bipolare e unipolare, credo rispetto all'applicazione della TMS. Sì, per l'applicazione, rispetto all'applicazione della TMS non c'è differenza, nel senso che si vanno esattamente a stimolare le stesse aree, in particolare la corteccia dorsolaterale prefrontale, in particolare quella di sinistra. Che esattamente come è preposta al controllo inibitorio del craving, è preposta al controllo inibitorio un po' di tutte le emozioni, sia di quelle positive sia di quelle negative, e quindi andando a stimolare la funzionalità di questa corteccia, l'idea è quella di ottenere un migliore controllo inibitorio su emozioni, quindi anche pensieri che possono causare tristezza o connessi con la tristezza, e con in particolare con una tristezza particolarmente intensa come quella delle condizioni depressive di rilevanza psichiatrica. Quindi per entrambe, sia per la depressione unipolare che per la depressione bipolare, si fa la stessa cosa. Se la domanda invece è su, diciamo, se ci sono delle differenze dal punto di vista di come si presentano queste due condizioni, la depressione, insomma, diciamo che la depressione bipolare è più spesso caratterizzata da una condizione di aumentato bisogno di sonno, di ipersonnia, aumentato appetito, quindi di iperfagia, da un rallentamento psicomotorio. Al contrario, invece, la depressione unipolare è più probabile che sia caratterizzata da un'insonnia, un'incapacità di addormentarsi,
e il rallentamento psicomotorio non è così comune. Sono comunque delle distinzioni che dal punto di vista clinico spesso non sono così importanti e tantissimi psichiatri, se avesse fatto questa domanda a molti miei colleghi, la risposta sarebbe stata semplicemente non c'è una grande differenza. Io vi volevo dire una cosa perché mi si sta quasi scaricando il computer. Quindi volevo rispondere un attimo a chi direttamente. Allora, ho la cosa che chiede Stefano è molto interessante. Lì si va sull'epigenetica. È un discorso molto complesso. Ti ho mandato una review molto recente e molto interessante che tratta i meccanismi epigenetici. Cioè come l'ambiente cambia la lettura dei nostri geni, i meccanismi epigenetici relati alla psicoterapia. E invece Sara che mi chiedeva, ma quindi i basal ganglia non vengono stimolati direttamente per trattare i parkinsoniani? Con la TMS no, cioè non direttamente, perché la TMS non arriva ai gangli della base. Si fa con la TMS, c'è un'ampissima letteratura di trattamento comunque del Parkinson e quindi di regioni corticali che poi vanno a comunicare con i gangli della base. E non so se lo sai, ma per il Parkinson o la sindrome di Tourette, gli interventi di stimolazione diretti sono quelli della DBS, della Deep Brain Stimulation, in cui proprio tramite intervento chirurgico si va a mettere un elettrodo a livello dei gangli della base che possono fermare i tremori o i tic della Tourette. Ovviamente è un intervento neurochirurgico, mentre invece con la TMS si interviene su Parkinson e anche sindrome di Tourette, noi lo facciamo. Ma attraverso una stimolazione o una inibizione indiretta. Ok? Si fa, quindi la risposta è si fa per il Parkinson e TMS, la letteratura è sconfinata, ma si fa indirettamente, perché i gangli della base sono profondi, le strutture profonde. Ok, grazie a Mattia. Credo che non ci siano più domande, dovremmo averle esaurite tutte. Sara chiedeva come ultima cosa se è possibile creare un craving da TMS, lo chiedeva a te Gian Domenico, come effetto collaterale. Allora, di fatto non è mai stata descritta questo tipo di evenienza. Quello che è possibile è che i pazienti diventino in qualche modo bisognosi di richiami nei momenti in cui sentano ritornare il craving nella sostanza. Però essendo un craving della sostanza, non un craving della TMS in sé. Ok, grazie. Grazie a tutti per averci seguito. Credo che siamo arrivati alla fine. Allora, speriamo di essere stati chiari, insomma, di aver spiegato tutto quello che era necessario. Nel frattempo Mattia è sparito, quindi credo che il suo PC ci abbia lasciato. Allora, ringrazio Sofia, Gian Domenico e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. Buona serata a tutti quanti. Grazie. Arrivederci.